sui forums. E niente, andremo a vedere com'è che si sviluppano i forums e com'è che si gestisce l'informazione che viene messa nei forums. E secondo me sappiamo tutti cos'è un form, l'abbiamo sempre usato, sappiamo più o meno cosa contiene un form e a cosa serve all'interno di un sito web. Qui vedremo come prima, la prima parte della lezione sarà per vedere come si fanno i forms in HTML, che è una cosa molto semplice, anche molto intuitiva, e poi la seconda parte sarà per vedere come si applicano questi forms o come si integrano questi forms a Flask, ok? Su GitHub vi ho già caricato il materiale, quindi se volete potete scaricarlo e così facciamo in simultanea quello che faccio io qua e lo fate anche voi lì col computer e eventualmente mi date una mano anche a farlo, ok? Ottimo. Ok, quindi giusto. Ok. Bene, quindi come vi dicevo prima, sappiamo tutti cos'è un form, sappiamo che sono delle sezioni all'interno di un sito che ci consentono di inserire dati e che poi questi dati vengono sottomessi a un server, no? E non sappiamo ancora molto bene cos'è un server, non sappiamo cos'è il backend. Fino alla scorsa settimana avete iniziato ad imparare cos'è Flask e come funziona, che per noi sarà il nostro server, il nostro backend. E quindi niente. Allora, per primo andremo a vedere com'è che si fa questo con HTML5, com'è che si fanno i forms, cos'è che si può validare all'interno di un form e poi vedremo come si può gestire dal punto di vista di Flask i dati che ci arrivano da un form, ok? Allora, niente, la prima cosa per creare un form c'è apposta un tag che ovviamente si chiama form e che viene messo all'interno dell'HTML. Tutto molto semplice, niente di che. Vengono specificate due cose, due parametri. Il primo sarebbe la URL, che sarebbe la pagina, la pagina a cui verrà inviata l'informazione del form, cioè l'indirizzo a cui verranno inviati i dati del form, e poi l'altra sarà il HTTP method, che in questo caso, se non viene specificato nessuno, sarà GET, altrimenti sarà possiamo specificarlo e solitamente conviene usare POST. Ok? Facciamo semplicissimo qua quel form. E ci sono due parametri, no? Action, che sarà tipo il sito, non il sito, ma l'indirizzo a cui verrà inviata l'informazione del form quando si fa sottomettere, quando si clicca su submit. Quindi per ora non sappiamo qual è il sito, facciamo finta ci sia qualcosa tipo new recensione, pensando al nostro sito di Mangiato, che per dire l'unico form che avevamo pensato a questo punto poteva essere uno per mettere le recensioni, no? Tipo che l'utente possa inserire qualche testo, qualche valutazione al menu che c'è sul sito. E poi l'altro cos'era? Il method, no?
lasciamolo senza e così vedete cosa capita quando si fa con get, ok? Ma diciamo che per ora viene dichiarato così il form e basta, niente di che, ok? Poi cos'è che si può mettere all'interno di un form? Voi cosa avete visto che c'è all'interno di un form? Solitamente, solitamente c'è tipo un text field, no? C'è un text area e ci sono altri componenti grafici che ci possono servire. Quindi ci sono diverse categorie, come in questo caso l'input, la selection, il button, che poi andremo a vedere una a una. E poi ci sono gli elementi di supporto, che in questo caso sarà il label. Sapete cos'è il label? È proprio quel testo che viene messo lì accanto del campo. E poi c'è il data list. Poi sono, appunto, questa sarebbe la definizione, sono degli elementi HTML che ci consentono l'interazione con l'utente. Ognuno deve essere identificato univocamente usando questo name attribute, ok? Quindi adesso andremo a vedere cos'è questo name attribute. Allora, se volete andiamo a fare questo input. Qua ci sono tre parametri, type, name, che sarebbe l'ID, che deve essere univoco, quindi unico per ogni elemento, e poi c'è un placeholder. Input, type, andremo a mettere text, poi vediamo quali altre opzioni abbiamo, e poi c'è name. In questo caso per il name, pensando che deve essere un ID, io vi suggerisco di inserire sempre, come si dice, un prefisso per sapere, diciamo, cosa ci rappresenta quel campo lì, no? Quindi in questo caso per dire è un testo, quindi io solitamente in quel caso metterei txt, no? Non è obbligatorio quel nome lì, potete scegliere quello che volete, ma diciamo per capire, poi quando dovete sviluppare, programmare, secondo me conviene usare qualche convenzione, mettere qualche prefisso per capire di cosa state parlando. Se questo al posto di essere, che ne so, tipo un testo fosse una password, io metterei tipo così e così via. Se fosse invece un numero, metterei num, ma questo giusto per capire, per distinguere bene ogni campo all'interno del form. Ok, in questo caso facciamo txt username per dire, e poi lo sapete cos'è questo placeholder? Cos'è? Il testo in grigio che compare lì per darci qualche indicazione su cosa mettere. Ok? Quindi finora il nostro form sarebbe questo qua, no? C'è il form, all'interno del form c'è un input, questo input è di tipo testo, vuol dire che io qua inserisco testo e basta. E c'è questo placeholder. Ok? Bene. E poi ci sono diversi tipi di input. E quello che abbiamo usato noi sarebbe il number,
il text, ma pensate che anche qua al posto di text io potrei mettere number, no? Nel cui caso, guardate che non posso più scrivere, ma cosa ha messo lui in automatico? Questa, diciamo, questo bottone qui per andare ad inserire un numero. O se io mettessi un numero, in quel caso va bene, ma non posso inserire nessun carattere, non posso inserire più testo. E ci sono diversi tipi che possiamo usare per dire per questo input. Un altro, diciamo, non tutti quelli che sono qua si possono usare, anzi, tutti questi si possono usare per gli input. E facciamo checkbox, cosa fa? Ce lo fa diventare un checkbox. E email, cosa farebbe? L'email farebbe che, questo, che una volta venisse sottomesso questo form, lui fa una verifica per capire se quello che ha inserito l'utente lì ha il formato di un'email, no? Cioè che prima il testo, poi chiocciola e poi un dominio. Altrimenti fa, boh, butta qualche errore o fa vedere all'utente che quel valore lì non è giusto. E così via. E qui questo file, secondo voi cosa farebbe? Ci fa caricare un file, no? Diciamo i form che fanno caricare qualche allegato, qualche immagine. Anzi, nel prossimo lab mi sembra che voi dovete caricare un'immagine, perché viene creato un nuovo post e lo sapete che ogni post ha una sua immagine, no? Quindi per forza il vostro form dovrà avere un qualcosa di questo tipo per caricare un'immagine. Poi vi faccio vedere un altro che forse è interessante, che sarebbe questo date. E guardate che quando noi inseriamo qua date, cosa succede? Lui cambia l'input, no? Lo cambia in modo che noi possiamo scegliere qua una data. Guardate che questo non lo facciamo noi, ma chi lo fa? Il browser. Il browser gestisce questa, diciamo, gestisce il componente a seconda da quello che viene inserito da noi come input, come tipo di input, ok? Ovviamente se voi aprite questo su un altro browser, che ne so, tipo su Firefox e su Chrome, sarà diverso perché ognuno lo gestisce diversamente, e purtroppo sono delle cose che alcune si possono cambiare con CSS, altre invece, boh, sono così perché ogni browser gestisce un po' come vuole. Quindi sì, ci sono delle cose che si possono customizzare, con altre non possiamo fare niente. Ok, fin qua ci siamo? Chiaro? Ok. Boh, e ci sono tante altre, no? Guardate che c'è submit, ma questo submit o reset non viene associato a un input, ma a un button, no? Cioè, io qua farei così, no? Qua c'è questo, no, diciamo, non ha molto senso che un input abbia questo type submit, ma che un elemento di tipo button abbia quel type submit, per indicare che è questo l'elemento grafico del nostro form che ci consente di sottomettere il form. E non so se avete visto, ma qua quando ho scelto submit c'erano altre opzioni. C'era il reset. Facciamo che questo è text. Questo reset cosa fa? Cancella tutto. Se ci fossero più campi, allora cancellerebbe tutto quello che c'è all'interno di questo form. Ok?
Sì. Ovviamente questo funziona un po' come tutto quello che abbiamo visto finora, no? Che non è che imparate a memoria tutte le proprietà, tutti i tipi, tutti gli attributi, no? Ogni volta quando dovete andare ad usare qualcosa, venite, cercate la documentazione e niente, vedete per ogni componente, per ogni tipo, per ogni componente del form, quali sono le opzioni e come si customizza e come si inseriscono all'interno del vostro sito a seconda di quello che volete fare. Ok? Ok, quindi guardate che fin qua abbiamo giocato solo con un attributo, no? Che è il type attribute. Ok? Tutto questo l'abbiamo fatto all'interno, cambiando questo attributo di tipo type. Ok? Poi ci sono altri attributi, no? Quali? Checked, disabled, read-only, required, size, value, autocomplete. Quindi per dire questo checked, secondo voi, dov'è che possiamo usarlo? O con quale componente ha senso usare questo check? Con la checkbox, no? Che sarebbe. Com'è che si chiama quella? Ah, no, scusate. Input. Ok, quindi qua ho inserito un input di tipo checkbox e per qualche motivo mi interessa che questo sia checked. Ok, di default sia checked. Non sappiamo perché, dipende da quello che vogliamo fare, ma di default che sia checked. Ok? Poi disabled, cosa sarebbe? E questo qua è disabilitato, no? Non posso più cambiarlo, non posso più cliccarlo, non posso interagire con quel componente perché è disabled. E diciamo, ho fatto l'esempio qua, sempre con questo stesso componente, ma potrei farlo pure con questo qui. Quindi guardate che adesso non posso più inserire nessun testo. Ok? E c'è read only. Che assomiglia, nel senso che boh, io andrò a inserire qua un value, così vedete come funziona. Okay. Per dire qua c'è un value, capito? E messo dall'utente, diciamo solitamente l'utente che inserisce un value, io l'ho inserito qua. Col codice giusto per farvi vedere, quindi quando c'è read only, guardate che c'è il testo, io posso selezionarlo ma non posso modificare quel testo. Quindi non è disabled nel senso che io riesco a selezionarlo, riesco a, sì, a selezionarlo, ma non posso cambiare quel valore che c'è lì. Ok? Quest'altro importantissimo che sarebbe required. Cosa vuol dire required? Che se io provo a sottomettere questo form senza aver inserito lì niente in quel campo, allora non va, diciamo, qua non ci fa vedere niente, ma diciamo poi non si potrebbe gestire quel valore perché non viene sottomesso, viene, diciamo, lui indica questo campo come obbligatorio, ok? Quindi quando ci sono campi obbligatori si mette required. Size, che sarebbe per dire in size possiamo specificare il numero di caratteri massimi che si possono mettere qua, quindi boh, ho messo.
Ah, no, scusate, questo lo mette come... Ah, no, qua lo sceglie come pixels. Ok, poi il valore inserito dall'utente e poi autocomplete. Ok, chiari con questo? No, ma in quel caso sarebbe per consentire il browser di autocompletare lì, a seconda della data che ha il browser, capito? Hai visto che il browser ogni volta che sottomettete qualcosa, a volte si prende la data o per dire su YouTube, se io vado a cercare qualcosa, lui cerca di in quel campo usare la data del browser per, diciamo, riempire quel campo con la data che è il browser, quindi in questo caso sarebbe per consentire o meno al browser di usare la data che ha per autocompletare quel campo lì, capito? Ok, quindi qua per dire il primo cosa farebbe secondo voi? Cos'è? Un campo di testo, di numeri? Di numeri che noi come ID in questo caso abbiamo messo age, che va bene, quello che vi suggerivo prima, no? Io avrei messo n, mb o qualcosa per number e poi age, giusto per distinguere che, boh, che il nostro ID è che ci rappresenta l'age, il placeholder per indicare l'utente cosa inserire lì, e in questo caso quando l'input è un number, ha senso anche aggiungere quei due attributi lì, no? Min e max. Ci sono degli attributi che esistono su HTML5, no? Non sono attributi inventati da noi a caso, ma sono degli attributi per specificare il valore minimo e il valore massimo che l'utente può inserire lì. Poi il secondo è un testo che ci rappresenta l'username e che ha un pattern che consente di inserire solo testo, no? Caratteri di testo. E poi nel terzo, secondo voi, cosa sarebbe? Se volete possiamo provare, potremmo provare a fare quel terzo. Quindi input type file. Guardate che con file non ha molto senso avere questo checked, no? A cosa serve? Diciamo, questo checked ha senso quando c'è un radio button o un checkbox. Qua invece non ci serve nulla. E invece qua c'è un attributo che è importante, che sarebbe, o che è utile, conveniente, che sarebbe questo accept. E secondo voi cosa viene specificato qua? Il tipo di file che l'utente può caricare, diciamo, per quel campo lì. Quindi se io mettessi qua PDF, non so se... Ok, sì, sembra di funzionare. Ok, quindi qua per dire lui mi consente di caricare. Guardate che qua non posso caricare nulla perché questi sono file HTML, no? E quindi io ho messo quel filtro lì per dire fammi caricare solo delle cose PDF. Bene? Quindi nel vostro caso, per dire nel vostro lab, qua più o meno funzionerà come questo. Perché voi dovete caricare un'immagine da aggiungere a un post che l'utente sta per creare. Quindi un'immagine sarà sempre JPEG, JPG o PNG. Ok? Tutto ok? Bene. Poi c'è quest'altro tag che non abbiamo ancora usato, ma che sarebbe il tag label. Il tag label è quella scritta, quel testo lì prima del campo e che indica all'utente cosa rappresenta quel campo, cosa inserire in quel campo. Quindi noi abbiamo usato in questo caso il placeholder, quindi qua lui più o meno sapeva cosa inserire dal placeholder, ma la cosa che va bene, ma diciamo anche la cosa giusta da fare sarebbe prima dell'input aggiungere sempre un label, ok? E nel label tipo username.
Comunque, fin qua, questo username non è ancora legato o attaccato a quel field che c'è lì, no? Perché questo, boh, diciamo, è un label generico e poi, diciamo, l'unico modo per cui noi sappiamo che questo è legato all'altro perché, è perché viene messo uno dopo l'altro, ok? Com'è che si fa a collegare il label col campo di testo propriamente con questa proprietà for, che in questo caso sarebbe text username. Quindi guardate che il name, cioè l'ID di questo field, di questo input, qual è? Text username, txt username, e per dire che, o per indicare a questo label che lui appartiene, o che lui è legato, che lui si è legato a quell'input, e aggiungendo questo for e inserendo l'ID dell'input. Ok? Quindi txt username, name txt username. Cioè, è molto più critico per dire in questo caso quando c'è un checkbox usare un label, no? Perché altrimenti senza il label cosa si fa con quel checkbox, no? Cosa rappresenta il fatto che quel checkbox sia scelto, sia checked o meno. Quindi qua in questo caso ancora più senso aggiungere il label. E qua cosa potrebbe essere? Boh, non lo so. I agree, solitamente, no? Tipo avete visto quando state per sottomettere qualche form che sotto c'è ho capito tutte le condizioni? Sì, ho capito. E qua, cosa dovrei fare? For. Ah, guardate che questo input non ha ancora un ID, no? Quindi cosa dobbiamo fare? Name. Ok, in questo caso per dire, ok, ok, si capisce fin qua? Tutto chiaro? Non è niente di che? Al name. Sì, fammi vedere un attimo perché... No, scusami, perché qua... No, usa l'ID. Aspetta. Anzi, perché volevo fare qua una prova... Sì, all'ID, scusa. Abbiamo messo lo stesso name e lo stesso ID, ma quindi sì, si aggancia l'ID. E in questo caso del checkbox ha senso, diciamo, mettere qua il label, perché, sì, voi riuscite a vedere. Io qua per dire non ne sto cliccando proprio sul checkbox, ma posso cliccare anche sul label, e dato che sono collegati tutti e due, che sono agganciati il label all'input, niente, lui lo sceglie lì, ok? Diciamo, questo è utile quando si usa per motivi di accessibilità e anche quando si usa una tablet o qualcosa touch e quindi si può cliccare così. E sì, avete ragione, si linka all'ID. Ok, poi c'è text area, che sarebbe come l'input, ma qual è la differenza in questo caso? Che si può mettere più testo, pensate che all'input si possono mettere solo dei dati corti, piccoli, brevi, e invece qua si può mettere
diciamo, il testo, e si può anche attraverso degli attributi di specificare quante righe di testo si possono mettere, quanto è grande, se si può, vedete questo qua, se si può ingrandire quel text field o se rimane sempre fisso e così via, ok? E poi ci sono queste proprietà che sicuramente avete anche visto, diciamo, nei siti web, che quando viene scelto, quando viene focus, quando si clicca lì, avete visto che il bordo di quel componente cambia il colore, che sono delle cose che gestisce in automatico il browser. Alcune di queste proprietà si possono cambiare tramite CSS, non so se finora in lab avete fatto qualcosa, diciamo, al riguardo, ma alcune proprietà si possono cambiare col CSS, quali il colore del bordo, o sì, ci sono delle cose che si possono cambiare, ma altre, come dicevo prima, le gestisce in automatico il browser e basta, sono così. Ok. Poi l'altro componente sarebbe il select, quindi il select sarebbe questo combo box che tutti conoscete. Questo a cosa ci serve? O perché si usa questo select? Per restringere l'input che può dare l'utente. Quindi non è un campo aperto in cui l'utente può mettere quello che vuole, ma ha delle opzioni che gli indichiamo noi. E in questo, ok. E poi, come abbiamo visto prima, il componente, non dico il più importante, ma non avrebbe senso fare un form senza il button, no? A cosa serve avere un form se non si può sottomettere la data che c'è lì dentro? E quindi per forza ci sarà sempre, solitamente alla fine del form, ci sarà questo button e ci sarà questo button con type submit, no? Ci potrebbe essere un bottone tipo button type reset, ma per forza deve essere lì accanto un button type submit, ok? Ok, quindi facciamo qua. Ci siamo? Allora, facciamo di avere questo, diciamo questo form, molto semplice, che ha due input, uno di testo, un checkbox e poi c'è il submit, ok? Ve lo ricordate che vi ho detto che questo, che action ha tipo due parametri, due attributi? Uno era action. Che cosa sarebbe l'action? Sarebbe l'indirizzo, l'URL a cui verranno inviati i dati che abbiamo inserito noi all'interno del nostro form. E poi c'era un altro che era method, giusto? Che se non è specificato allora era get, ok? Quindi proviamo a sottomettere, diciamo, finto, perché non c'è nessun, diciamo, nessuno, non stiamo inviando questi dati a nessuno, nessuno si sta prendendo questi dati che stiamo sottomettendo qua, quindi una cosa finta, ma proviamo a vedere cosa succede se qua facciamo send, ok? Quindi qua faccio hola e poi faccio send. Allora guardate che, dato che questo metodo qui era get, lui l'ha inviato aggiungendolo qua, aggiungendo, diciamo, i dati del form qua alla, aspetta, un attimo, ok,
Quindi cosa fa lui? Diciamo, lui manda i dati a quella URL che abbiamo specificato noi qua. Qual è quella URL che abbiamo specificato noi qua? New recensione. Diciamo che ovviamente non esiste, ma guardate che qua lui aggiunge alla nostra URL quella URL specificata nel form. E poi cos'altro aggiunge alla URL? I dati. Come li aggiunge? Li aggiunge usando il nome che abbiamo dato all'input, cioè username, uguale, cos'è questo hola? Quello che ho inserito io come utente. Ok? Va bene mandare le diciamo, va bene gestire così la data che si prende un form, mandandola nell'indirizzo, nella URL del sito? Sarebbe giusto fare così? Pensate, se questo fosse il username e la password, andrebbe bene mandare i dati aggiungendoli lì alla URL del sito? No, ovviamente no, per motivi di sicurezza, quindi non è un qualcosa che si può fare visibile lì. E quindi è per questo che non viene usato mai GET per sottomettere o per trasmettere dati messi all'interno di un form da una URL ad un'altra URL. Al posto di GET cosa si può usare? O qual è il metodo HTTP che si usa? POST. Quindi in questo caso guardate che lui mette comunque l'indirizzo, aggiunge questo alla URL perché noi abbiamo specificato che diciamo, l'action era proprio inviare questa informazione a questo sito che non esiste, e solo che questa volta non aggiunge l'informazione qua all'URL ma l'invia diciamo, sotto come all'interno di questo metodo POST. Okay? Quindi i form solitamente usano come method, non solitamente, diciamo la good practice è quella di usare il method POST, ma per quel motivo lì, non è che si fa sempre così perché sì, ma c'è quella ragione lì, quella motivazione lì, che non si può inviare, diciamo, sulla URL dati messi su un form. Ok. Bene. Quindi direi che finora il nostro form è molto brutto, per cui ci conviene vedere cosa ci offre Bootstrap per i form, no? Quindi prima di tutto aggiungo Bootstrap qui. Questo in realtà non è mangiato, ma ok, cosa cambia? Niente, perché niente, cambia il font, che è quello che usa Bootstrap di default, ma non cambia niente perché non abbiamo ancora aggiunto nessuna classe per gestire i forms di quelle che ci offre Bootstrap. Come facciamo a sapere cosa si può fare con Bootstrap?
Andiamo dal sito. E vediamo come fare. Che in realtà poi lo sistemo perché non è più questo 5.2 ma 5.3. E qua guardate che ci sono dei template che possiamo, diciamo, prendere, copiare, incollare a seconda di quello che ci interessa fare, no? E vediamo. Niente, quindi se volete partiamo di questo qua. Facciamo. Copia e incolla di questo qua e niente, guardate che lo mette proprio uguale uguale. E direi che a questo punto capiamo già cosa c'è qua, diciamo sappiamo che questa è una classe proprio di Bootstrap e sappiamo cosa vuol dire questo for, che loro per dire usano un nome bruttissimo, nel senso che fanno un nome lunghissimo che non è pratico poi al momento di sviluppare e di ricordarselo, al massimo si potrebbe lasciare input email, no? E poi abbiamo visto prima che questo for dovrebbe essere lo stesso di ID, quindi guardate che example input email è lo stesso di example input email. C'è una classe, c'è questo type. Cosa ci indica questo type? Che quell'informazione che verrà inserita lì diciamo, deve rispettare questo formato qui di un'email. Non so questo. Bene. E cosa manca a questo form? Il login e il method. Che comunque non funziona perché niente, perché non c'è perché in questo indirizzo login non c'è niente. Com'è che andremo a mettere qualcosa in quell'indirizzo login? Creando un endpoint usando Flask, no? Perché alla fine questi dati sono dati da sottomettere o da inviare al server. Nel nostro caso chi è il server? Flask, no? Quindi andremo a creare un endpoint in Flask che si prenderà, che avrà sempre questo metodo post e che andrà a prendere i dati inseriti in questo form per vedere come gestirlo, cosa fare dalla parte del backend. Ovviamente se voi c'è tutta questa sezione qua, questa sottosezione qua di Bootstrap con tutti i componenti che potete usare come form, no? E alla fine c'è tutto quello che abbiamo visto, no? L'input, il type, basta. C'è select, che guardate che per dire questo select che usa Bootstrap è più bello di quel default che usa il browser, no? Quello che usa il browser è quello che c'era prima, e invece qua Bootstrap diciamo, lo fa vedere almeno prima di aprire questo select, guardate che poi quando lo apre, ovviamente è quello che Safari fa vedere, no? È Safari che dà questa visualizzazione, ma prima di aprirlo, guardate che si vede un po' meglio, qua ci sono delle opzioni per il sizing, per tutto quanto.
Ok, quindi fin qua, tutto a posto, tutto chiaro? Qualche domanda? Ok. Guardate che... No, non è ancora pubblicato quello lì, ma... Ok, no, giusto per farvi vedere che nel prossimo lab, per dire, vi verrà chiesto di fare un form come questo, no? Nel senso che nella nostra social network noi abbiamo messo il bottone lì per andare a creare un post. E cosa ci vuole per creare il post? Creare un form, prendere tutti i dati dell'utente e creare un form come questo. E adesso saprete come farlo, almeno a livello visivo? Direi di sì, no? Guardate che in questo il primo cosa sarebbe? Un input di tipo text, dite, questo username, ma guarda qua, un select. Perché un select in questo caso? Perché appunto noi diamo l'opzione di scegliere uno dei tre utenti registrati sul sito per andare a creare il post come uno dei tre utenti, ok? Quindi non è un nome, non è un campo aperto, ma dovete scegliere uno dei tre. E poi questo qua cosa sarebbe? Una text area. E poi questo qua sarebbe per caricare un file, che nel vostro caso quello che dice... allora qua, guardate se vuoi, quindi questo non avrà quella proprietà lì required, ma se lo carica bene, se non lo carica va bene lo stesso. E poi, lo vedremo più avanti, ma dovete gestire, no? Dalla parte Flask. Nel senso che se non c'è l'immagine, allora non mostra niente, altrimenti se c'è, la visualizza lì. E poi c'è una data, ok? E c'è crea post e chiudi. Poi non so se vi siete accorti, ma questo qua cos'è? Come una finestra, quasi come fosse una finestra. E su Bootstrap questo si chiama un model view. Che niente, non è niente di che, è solo un pezzo di HTML che si aggiunge, è una model view, e niente, non ve lo spiego perché a questo punto se ve lo spiego questo sarebbe tipo come un video tutorial di come fare il lab. Ma quindi questo lo scoprite lì cercando su Bootstrap, e com'è che si fa una view modale come questa, e basta, ok?
Ok, e poi per ultimo, prima di. Ok, sì, prima di vedere la parte di Flask c'è il form validation, che si capisce dal nome cosa sia. E cosa vuol dire il form validation? Diciamo dalla parte front end, che qual è la parte front end? Quella che sviluppiamo, che stiamo sviluppando noi con HTML5. Verificare che i dati inseriti dall'utente abbiano qualche senso o siano quello che ci aspettiamo noi da quei dati, no? Se non c'è questa validazione, qual è il rischio? Che l'utente possa mettere quello che vuole e poi dover gestire noi dei dati che non hanno nessun senso. E immagino che vi siete accorti che su tutti i siti c'è sempre questa form validation. Se voi provate a fare il login, che ne so, sul portale della didattica sicuramente, e al posto di inserire l'email mettete dei numeri, o non ve lo consente o vi dà qualche errore indicando che sono i dati sbagliati, che si aspetta qualcosa di diverso. Poi dopo la client side validation, diciamo, basta solo la client side validation o dobbiamo anche dalla parte server fare qualcosa? Sì, ovviamente dalla parte server bisogna anche capire che quei dati che ci arrivano abbiano qualche senso e si possano gestire bene. Ora quando vedremo questo di Flask avrà più senso quella validation, ok? Quindi come avevamo visto prima, diciamo la prima validation che si potrebbe aggiungere, quella più semplice, sarà quella del type, no? Specificando per ogni input cosa ci aspettiamo lì, non lasciando quello lì di default, ma specificando che ci aspettiamo un testo, una password, qualsiasi cosa, qualunque cosa, e poi c'è un'altra più, diciamo, più complessa, che sarà con JavaScript, che per ora non lo facciamo, più avanti la vedremo. E cos'altro si può aggiungere come validation? Si può aggiungere questo required, quando un campo è obbligatorio, allora per forza viene aggiunto verso la fine quel required, una lunghezza minima, una lunghezza massima per il testo, quella lì può essere utile, tipo, che ne so, tipo un'email, diciamo, è sensato pensare che non avrà più di 100 caratteri, ok? Poi per i numeri, un min, un max, il type è forse un pattern. E volendo, usando CSS, si può, diciamo, come dire, modificare visivamente gli elementi in modo che quando l'input non sia valido, il campo di testo che c'è lì prenda un altro colore o... E boh, il bordo abbia un altro colore per indicare all'utente che quel campo lì non è valido. Ma questo è opzionale, non è che si deve sempre fare così, ma è un modo di indicare all'utente che i valori che sono stati inseriti in quel campo non sono validi. Sto per chiedervi. Ok. No, perché questo come una curiosità, ma voi lo sapete com'è che diciamo, gli attacchi che fanno tipo i hacker ai siti, come li fanno? Diciamo, non i più bravi, ma un attacco molto, diciamo, stupido per dire così, che si può fare, sarebbe quello di nel campo di testo aggiungere, come dire, una query al database, no? Quindi come un codice che dà un'istruzione al database, no? Quindi al posto di inserire testo, inserire. Quindi se uno non, se lo sviluppatore del sito non fa la validazione, quel testo che ha inserito il hacker lì, il server lo prende così com'è, lo passa al database e niente, allora si prende tutti i dati, capito? Perché quel testo lì non era né un nome, né un'email, ma un'istruzione SQL che letta dal database senza nessuna validazione prima, la prende come un'istruzione che è stata data e allora butta i valori. Quindi
non capita mai così, non penso ci siano siti adesso che si possano attaccare così, ma era un modo di fare queste cose, okay? Di fare quegli attacchi lì. Quindi, giusto per darvi un esempio di questa validation. Ok, quindi fin qua, domande, tutto chiaro? Bene, quindi se volete facciamo la pausa adesso e poi dopo ci vediamo tra 15 minuti e facciamo la parte di Flask, ok?